L'intenzione di questo mio intervento è di comparare la realtà francese con quella italiana e per vedere in che maniera durante il XVIII secolo cambia il modo di diventare capitani, di diventare padroni marittimi. Le tre parole chiave in italiano sono elezione o cooptazione, selezione e istruzione, cioè ci sono tre fasi che andremo a vedere distribuite lungo tutto il secolo XVIII. A partire dal Medioevo, la cosa importante è che vedremo come nel XVIII secolo saranno le normative francesi, l'ordinanza del 1681, le regole francesi a imporsi su tutta l'area italiana. Non sono regole che vengono dall'Inghilterra, che vengono dall'Olanda, che vengono da altri paesi, potenze marittime europee e mondiali, ma vengono dalla Francia. E passano principalmente attraverso Genova. A partire dal Medioevo, per designare chi comandava un bastimento, come è noto, si usava il termine padrone o patrone in italiano, patronus dal latino patronus, che richiama immediatamente l'intreccio tra il ruolo professionale, la proprietà della nave e le partecipazioni alle iniziative commerciali realizzate attraverso il trasporto navale. Con questa parola, quindi, fino a tutto il XVII, quasi tutto il XVII secolo, patrone si utilizzava per chi comandava imbarcazioni piccole per il cabotaggio, ma anche chi dirigeva la navigazione di bastimenti di elevato tonnellaggio. È solo verso la fine del secolo che finalmente i due termini cominciano a essere diversificati. Cito un documento molto bello in italiano, genovese, il capitano diventa colui che comanda navi poderose ed armate, mentre il padrone è colui che comanda navicelli, petacci, palandre o altre piccole imbarcazioni, che sebbene della stessa forma, chi li comanda non è propriamente capitano, ma patron di navigazione. Quindi è solo alla fine del secolo che si diversifica, anche se la confusione tra i due termini rimane ancora fortemente presente nelle fonti per tutto il secolo. In generale, a partire dall'inizio del secolo, però, così come accade in Francia, con padrone si indica principalmente chi comanda piccole imbarcazioni per il cabotaggio, a piccolo, medio, qualche volta anche a lungo termine. Mentre il capitano è colui che comanda le navi, i vascelli di elevato tonnellaggio per i viaggi anche oceanici. Ma in realtà non è così semplice, perché se andiamo a vedere la regolamentazione italiana e non solo, che a partire dal libro principale delle regole internazionali, il Consolato del Mare, si diffonde in tutta l'area del Mediterraneo, troviamo continuamente l'ambiguità del termine padrone e capitano, usati alternativamente. Se andiamo a vedere i capitoli delle leggi dei conservatori del mare del 1712 a Genova, l'editto di Marina del 1748 a Firenze, l'istruzione al Consolato del Mare di Nizza del 1750, l'editto politico di navigazione mercantile austriaca a Trieste nel 1774, il codice marittimo a Napoli del 1781 e il codice per la vendita mercantile marina del 1786 a Venezia, padrone e capitano sono sempre alternativi, non c'è una differenziazione netta. D'altra parte, qui ci sono i più importanti specialisti della storia marittima e navale francese, anche a partire dalle ordinanze del 1681, anche nella pratica terminologica francese ci sono gli stessi problemi, perché si usa patron e capitaine, ma anche nel francese c'è anche maître, e la confusione è abbastanza generalizzata, anche se nel corso del Settecento mi pare di capire che anche nel caso francese, maître identifica
chi comandava le piccole imbarcazioni del piccolo cabotaggio, così come anche il patron, ma qualche volta patron è anche utilizzato per chi comanda imbarcazioni che va, per esempio nel Mediterraneo vanno nel Levante, quelli della caravana di Gilbert, oppure anche qualcuno che va nelle Antille, mentre capitano è per le navi di grande e di elevato tonnellaggio. In che maniera si diventa capitani o padroni? In generale nell'area italiana, almeno fino al XVIII secolo, per diventare padroni basta una semplice nomina o elezione, come viene chiamata, da parte dei caratisti, cioè dei proprietari, dei carati delle navi. Questa elezione, come si dice nei documenti italiani, viene formalizzata attraverso un atto notarile, la quale elezione fanno a beneplacito loro e gli concedono la libera amministrazione di essa nave, con la libera facoltà di provvederla ad ogni cosa bisognevole per la di lei di navigazione, eccetera, eccetera, eccetera. È quasi sempre per le piccole imbarcazioni il caratista di maggioranza che diventa anche padrone. Per le navi più grandi c'è una nomina, anche se si parla di elezione. In effetti in qualche caso non c'è un'unanime decisione su chi debba fare il capitano. E dalla documentazione, in particolare ligure, questa pratica dell'elezione cosiddetta, della nomina, viene fuori dalle carte notarili, sono gli armatori, i negozianti che investono nel settore marittimo che decidono chi sia il comandante di quella determinata imbarcazione. La semplice elezione dei padroni e dei capitani, vabbè, qui c'era un resumé, ma naturalmente non bastava più alla fine del XVII secolo, e a partire dalle ordinanze di Francia del 1681, che vengono tradotte e fatte circolare negli stati italiani a partire dalla vicina Genova, modifica anche la normativa negli stati italiani, perché piano piano si comincia a prevedere un esame di Stato per nominare i capitani delle navi più grandi. In particolare nel caso genovese c'è una filiazione diretta dalla Francia, perché dal 20 novembre 1698 si decide che tutti i padroni e capitani, sempre l'ambiguità del termine, liguri, che dovranno comandare bastimenti con portata superiore a 250 salme, la salma è un'unità di misura del grano, dei carichi di grano, e deve essere previsto un esame di abilitazione che si deve tenere davanti al magistrato nostro da due capitani sopra i ponti della navigazione, trovato capace e approvato da noi. Cioè viene previsto un esame che sarà tenuto da una commissione formata dai capitani più esperti e che dovranno interrogare teoricamente sulle conoscenze della pratica della navigazione. È anche previsto un esame pratico. Non vi so dire, però la documentazione non ci dice, non vi so dire che tipo di prova pratica fanno fare i capitani. Il sistema che viene a crearsi a Genova è molto interessante, perché la magistratura che regola questa materia si chiama Magistrato dei Conservatori del Mare ed è una specie di ammirotè. Ha funzione di ammiragliato, un po' simile a quelle degli ammiragliati francesi, con alcune diversità. Nel caso specifico i magistrati sono 5 patrizi genovesi, esclusivamente 5 nobili genovesi, che siedono a turno un mese alla volta nell'ufficio preposto a dirimere le questioni, le cause civili, oppure collettivamente, collegialmente, giudicano in materia criminale. L'esame però lo fanno i due esperti, due o più esperti,
e sono scelti però dalla magistratura. Nel corso del XVIII secolo, naturalmente, questa scelta di operare un esame di Stato per selezionare i capitani la troviamo anche in altre realtà, ma con molta, molta fatica. Addirittura per trovare la medesima soluzione a Napoli o a Venezia bisogna attendere gli anni 80 del Settecento, cioè alla fine dell'Ancien Régime. Durante il secolo invece ci si alternano procedure di esami a Venezia e in altri posti, in Toscana, Livorno o in altre realtà, e invece la continuazione del sistema dell'elezione, della nomina da parte dei capitani. Salto perché l'intervento naturalmente è molto più complesso. Il caso veneziano, per esempio, è molto interessante perché fino alla nascita del primo codice della Marina Mercantile veneziana del 1786, non era previsto nessun esame per diventare capitani, ma era prevista una cooptazione diretta. Cosa vuol dire? Vuol dire che bisognava presentare domanda sì allo Stato, però la nomina veniva esclusivamente tramite la raccomandazione scritta di cinque capitani, ossia cinque capitani veneziani dichiaravano che quel capitano era abilitato, era pronto, perché aveva navigato con esperienza, eccetera, eccetera, eccetera. Per esempio, vi posso citare dei casi, ma forse non è il caso perché allungherei il mio intervento. Ci sono moltissimi casi che provengono dalla documentazione veneziana, che in questo senso è molto ricca, perché quando avveniva questo passaggio, i capitani che raccomandavano dovevano allegare anche tutta una serie di documenti alla pratica. E questi documenti, per esempio, contengono le carriere dei marinai, dei capitani, dove hanno navigato, da dove provengono, che imbarchi hanno fatto, e quindi è possibile ricostruire anche appunto dei percorsi professionali. Va da sé che il sistema della cooptazione, che assomiglia un po' a quella universitaria, dei professori universitari, ha dei limiti perché, come capite bene, il controllo delle nomine avviene attraverso un numero ristretto di famiglie di capitani che provengono tutte dagli stessi luoghi, in particolare per Venezia dall'area della Dalmazia, dalle isole vicino a Fiume, da Lussinpiccolo, sono quelle famiglie che controllano le nomine dei capitani nel Settecento. Ma d'altra parte, se guardiamo a Genova, dove c'è un esame di Stato, avviene sostanzialmente la stessa cosa, cioè, come dicevo prima, il parallelo con i professori universitari, c'è un esame di Stato, ma è una cooptazione ugualmente, perché sono le famiglie aristocratiche, nobili genovesi, che controllano le nomine dei futuri capitani. E attraverso chi? Attraverso alcuni capitani di fiducia, alcune famiglie di capitani di fiducia che lavorano con loro, sono i capitani delle navi armate dai patrizi genovesi, che controllano le nomine degli altri capitani. Questo che cosa provoca? Provoca un'emorragia di capitani. I capitani dell'estremo ponente, della riviera di occidentale, da Savona fino a Ventimiglia, scappano, diciamo così, vanno a chiedere la nomina capitano a Marsiglia. D'altra parte, a Marsiglia ci sono dei bellissimi dossier che mi aveva suggerito qualche anno fa Christopher de la Courme con Gilbert Buti. D'altra parte, questi dossier ci fanno vedere come la raccomandazione avveniva anche a Marsiglia, cioè i capitani liguri per diventare tali a Marsiglia dovevano avere o navigato sulle navi da guerra francesi,
o in qualche modo anche servito sulle navi corsare francesi, o si dovevano sposare con marsigliesi, quindi per potersi naturalizzare francesi. È interessante vedere come c'è una società marittima di questa zona che si sposta verso Marsiglia, qualche volta che ha una doppia famiglia sul lato francese e sul lato italiano, oppure anche tramite la raccomandazione di alcuni personaggi. Mi viene in mente la nomina di un capitano che diventa tale perché il pilota della galera reale di Francia è un genovese e dice questo è un capitano valido e meritevole di diventare tale anche in Francia. Quindi, come vedete, i sistemi, anche se statalizzati e resi più complessi attraverso l'esame di Stato, mantengono un grado di cooptazione che dipende da chi controlla gli esami in questione. Nel caso genovese, se non fai parte di quel giro, del giro dei capitani legati al patriziato, è meglio che provi a ottenere la patente fuori Genova. Rapidamente. Volevo ancora dirvi ancora alcune cose. La documentazione genovese è interessante a partire dal 1698 perché assomiglia, come vi ho detto, a quella francese. Anche se, come vi ho detto, non sono presenti qui nessun tipo di scuola di formazione scolastica per i capitani, ma è previsto l'iter che sostanzialmente è copiato dalle ordinanze del 1681. C'è da dire però che per un lungo periodo ancora questi esami sono ancora provvisori, parziali, cioè l'esame viene ripetuto più volte nel corso della vita, non è una sola volta. Alcuni capitani li ho ritrovati nei dossier più volte, quindi alle volte per un solo viaggio, per un certo periodo, sono esami ripetuti. E questo è abbastanza particolare. E in qualche altro caso il meccanismo della raccomandazione è diretto, cioè avviene attraverso magari qualche esponente di spicco del patriziato genovese che raccomanda il nome di un capitano alla commissione che deve esaminare i capitani. È molto italiano questo. Funziona ancora così, direi, dappertutto. L'esame quindi non evita le raccomandazioni e il sistema delle cooptazioni, che peraltro è in voga in molte altre parti d'Italia, appunto, vi dicevo Livorno. A Livorno i meccanismi sono molto più fluidi, più semplici. A Livorno basta essere dimorante, abitante a Livorno da almeno 10 anni, o almeno basta dichiarare questo. C'è da dire che a Livorno spesso i marinai fissavano la residenza presso una osteria o presso i primi specie di alberghi, però non ci stavano, era una residenza fittizia, tanto è vero che molto spesso le autorità se ne accorgevano e revocavano la patente. Infine, molto tardi, si comincia a pensare invece alla formazione, e vado a terminare. Il terzo passaggio. Ma è un passaggio che si impone con molta fatica. In realtà negli Stati italiani il sistema di formazione dei capitani è molto tardo, è sostanzialmente dalla metà dell'Ottocento, quando cominciano a nascere le vere e proprie scuole nautiche e poi gli istituti nautici di Stato che hanno una vita lunga fino ai giorni nostri e tra questi anche la scuola che ho frequentato io a Porto Maurizio, Andrea Doria. Ma queste scuole si sono imposte con molta fatica, in particolar modo durante il periodo dell'antico regime, dell'ancien regime,
si vede come nell'area, almeno nell'area italiana, ci sia un forte attaccamento al sapere pratico e alla trasmissione del sapere pratico attraverso l'esperienza. Tanto è vero che in Liguria, che è un'area ad alto tasso di marittimizzazione, è un po' come la Bretagna o la zona o la Provenza per quanto riguarda la Francia, le scuole non ci sono fino alla metà dell'Ottocento, non ci sono, e non ci sono neanche esperimenti. Un primo esperimento invece è quello veneziano. A Venezia il Senato nel 1672 prova a fondare una scuola per istruirli sudditi nell'arte del navigare, avendo appurato deficiente questa piazza di capitani, piloti e marinari, onde le navi dei sudditi stessi sono condotte da stranieri o da persone inesperte, con indecoro ed evidente pregiudizio. Cioè, il tentativo è di rendere il ceto marittimo veneziano intanto veneto, suddito veneto, non straniero, e poi preparato. La proposta rimane lettera morta, ma l'anno dopo, finalmente, grazie anche all'intervento di un Giovanni Clare, che è di origine fiamminga, si riesce a finalmente a fondare una prima scuola nautica, che però non inizia neanche la propria attività. Bisognerà aspettare il secolo successivo, e addirittura bisognerà aspettare il maggio del 1739, quando su sollecitazione dei provveditori alla Armada, una magistratura veneziana che si occupa di flotta militare, e i riformatori dello studio di Padova, questo è interessante, è la magistratura, l'istituzione che controlla l'università di Padova, finalmente riescono a fondare questa scuola. È interessante perché è una scuola collegata all'università. Quindi i veneziani partono tardi, fanno fatica a imporre questa scuola, ma è legata all'università. La prima sede, per la verità, aveva funzionato per qualche tempo a Corfù, e poi finalmente inizia la versione, la sede, diciamo i corsi nella scuola di Venezia. Secondo i mercanti armatori che partecipano all'organizzazione della scuola, avrebbero dovuto partecipare a questa scuola i ragazzi di età di 14 anni, desiderosi di intraprendere la carriera marittima, e l'idea era di alternare periodi di studio a scuola con periodi di imbarco. Tenete presente, qui appunto siete tutti specialisti, i primi imbarchi come mozzi, almeno nell'area ligure italiana, si facevano tra gli 8 e i 14, 15, 16 anni. 16 anni era, vuol dire che il ragazzo era già un po', era vecchio. Uno di questi che inizia a 16 anni è Giuseppe Garibaldi, che inizia a Nizza molto tardi perché la mamma non voleva che navigasse. E questa è una storia che credo possiamo trovare in moltissimi racconti dei capitani, dei marinai in Italia e in Francia. La scuola veneziana parte con molta fatica perché i veneziani non sanno a chi affidare i corsi, non hanno il maestro. Finalmente trovano il primo maestro, che si chiama Siron, il maestro Siron organizza i primi corsi a 18 allievi. Il primo biennio si insegnano l'aritmetica, la geometria, la trigonometria, i logaritmi e tutto quello che riguarda i calcoli che servono per l'arte del navigare, e poi doveva subentrare anche un periodo di imbarco. Il maestro Siron rimane in servizio fino al 1766, quindi dal 39 al 66. Sotto la sua direzione la scuola funzionò, ma con scarsi risultati. Perché? Perché di 245 allievi che avevano iniziato i corsi, soltanto 53 diventano capitani,
42 piloti e 15 cadetti. Cosa succede? Succede che ad un iniziale successo della scuola, molti allievi, quando facevano il primo imbarco, non scappavano, non tornavano più a scuola. Perché? Perché cominciavano a entrare nei meccanismi di arruolamento, cominciavano a guadagnare e non andavano più a finire il corso. Succede anche ai nostri studenti universitari, che cominciano a lavorare e poi non finiscono l'università. Quindi il successo di questa scuola è totalmente parziale. E d'altra parte, negli anni a seguire, altre scuole vengono fondate. Nel 1754 a Trieste, un'altra a Fiume, nel 1766 a Livorno, nel 1770 a Napoli, nella zona di Sorrento, a Meta di Sorrento e a un'altra località della costa sorrentina, e poi ancora un'altra nel 1789 a Palermo, dove la direzione è data al capitano del porto di Palermo, ma tutte queste scuole fanno fatica ad imporsi. Solamente quella di Palermo ha un certo successo. Perché? Perché non è tanto una scuola per formare i capitani, quanto una scuola per salvare i bambini poveri. E in effetti questo tipo di scuole per salvare i poveri, bambini poveri a Napoli, a Palermo, a Genova anche, per toglierli dalle strade, come si suol dire, e creargli un mestiere, il mestiere del marinaio, è un qualche cosa che è durato fino a tutto il Novecento, ma è un altro tipo di scolarità, un altro tipo di scuola. Ho finito, naturalmente, termino quindi riassumendo che abbiamo visto come nell'area italiana, seppur con molte differenze, si parte da una prima fase in cui i padroni e i capitani vengono eletti o cooptati direttamente, una seconda fase in cui c'è almeno una selezione tramite l'esame di Stato, anche se la selezione mantiene quelle caratteristiche della cooptazione, che nasconde delle reti clientelari importanti che sostengono determinati gruppi, e tanto è vero che gli altri, chi sta fuori, deve andare da qualche altra parte. E infine un primo tentativo tardo settecentesco, ma che non ha grandi risultati. Il fatto che in Liguria non ci sia neanche una scuola è interessante, vuol dire che in Liguria si continuava a preferire la trasmissione dell'informazione attraverso la pratica e non attraverso l'istruzione. Però le prime scuole nascono, abbiamo visto, alla fine del Settecento, e sono i primi nuclei di scuole che avranno un grande successo invece nel corso della seconda metà dell'Ottocento, in particolare quando, formatasi l'Italia unita, ci sarà una legislazione più attenta e puntuale sull'organizzazione della scuola pubblica. La scuola pubblica in Italia è arrivata molto molto tardi, ci è voluta l'unità d'Italia, lo Stato unitario, che per fortuna è intervenuto nell'organizzare tutti i gradi di istruzione, compreso anche una materia importante come quella marittima. E io vi ringrazio.